Ospitalità è rubrica dei Fate Bene Fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un saluto a voi telespettatori e un ben trovato a Fra Marco Fabello, direttore della rivista. Ben trovati Fate tutti. Bene Fratelli, ben trovato Fra Marco. San Giovanni di Dio e l'ospitalità, il tema di oggi, una storia lunga 500 anni. È una storia lunga 500 anni che vedremo anche in qualche immagine, che è proprio... andiamo a ripescare in occasione della festa di San Giovanni di Dio, che è l'8 marzo, 8 marzo anche festa delle donne, ma ricordiamoci che San Giovanni di Dio aveva tra le sue benefattrici e collaboratrici moltissime donne. D'altra parte il mondo della salute di oggi è pieno di donne, medico, donne infermiere eccetera, quindi siamo nel tema giusto. E apriamo subito con questo breve filmato sulla storia di San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli. Joan Cidade, San Giovanni di Dio. Sono 500 gli anni trascorsi dalla nascita del fondatore dei Fate Bene Fratelli, San Giovanni di Dio. Per questo evento così importante, ripercorreremo alcune tappe della sua vita che caratterizzano 500 anni di amore e di carità dell'ordine religioso ospedaliero più diffuso nel mondo. Nato a Montemoro Novo, in Portogallo, nel 1495, conduce una vita tranquilla in famiglia fino all'età di 8 anni, momento in cui decide, all'oscuro dei suoi genitori, di seguire un forestiero che lo aveva affascinato con i suoi racconti avventurosi. D'ora in poi la sua vita, fino all'età di circa 40 anni, non avrà tregua. Nel 1538 intraprende l'attività di venditore ambulante di libri a Gibilterra, mestiere che prosegue a Granada, in Spagna, allestendo una vera e propria bancarella. A sconvolgere la vita di Giovanni di Dio sarà San Giovanni d'Avila, che diverrà poi il suo direttore spirituale e consigliere per il resto della vita. La disperazione per i suoi peccati, il desiderio di espiazione, l'amore per il Cristo raggiungono vertici parossistici, tanto che dovrà essere ricoverato nell'ospedale reale tra i malati di mente, dove catena e frusta erano la cura usuale. Dalle testimonianze affiorate sembra che João Cidade si sia comportato volontariamente in questo modo per poter condividere le sofferenze dei miseri fra i miseri, i pazzi in un manicomio del Cinquecento. Infatti è certo che in poco tempo egli passerà dalla condizione di ricoverato a quella di collaboratore volontario nelle mansioni più umili al servizio dei degenti. Nasce in questo periodo la vocazione specifica di Giovanni di Dio: servire i poveri quando si trovano in condizioni di massima emarginazione, privi cioè anche della salute fisica e mentale. Uscito dal manicomio, apre il suo primo ospedale a Granada e poco dopo riceve dal vescovo l'abito religioso e l'appellativo di Giovanni di Dio. È il 1539. Il problema più grosso era procurare il vitto agli ospiti che affluivano in numero sempre crescente. Per amore dei poveri cominciò a fare il mendicante. Girava fino a tarda notte per i quartieri di Granada a chiedere l'elemosina. Fate bene, fratelli, a voi stessi, per amor di Dio. Aiutate i poveri, aiuterete voi stessi. Tale invocazione darà il nome di Fate Bene Fratelli a quanti seguiranno l'esempio di Giovanni nell'ordine ospedaliero, suscitato da Dio per la salvezza di tanti infelici. Bene, sono alcuni passaggi della toccante storia di San Giovanni di Dio. Quali gli episodi più significativi che vogliamo ricordare con lei, Fra Marco, oggi? Sono quelli che poi l'hanno fatto definire il creatore dell'ospedale moderno, quando costruisce l'ospedale dove mette un malato per letto, divide i malati per patologie, eccetera, i nostri reparti. È patrono speciale dei librai, perché abbiamo visto che faceva il libraio, vendeva libri. È patrono in Spagna e Portogallo dei vigili del fuoco, perché ha salvato i malati dell'ospedale dall'incendio dell'ospedale stesso. Patrono dei malati perché li ha curati, patrono degli ospedali perché appunto ha fatto l'ospedale, cioè ha una serie di attributi che consentono a tanta gente di poterlo pregare per tante ragioni.
Mi viene in mente quello dei librai perché è il meno conosciuto, perché sappiamo quanto bene può fare la stampa e quanto male può anche fare. Quindi pregare perché la stampa faccia del bene non è mai male. Credo che sia un personaggio molto eclettico, molto particolare. Non abbiamo ricordato che ha fatto per anni il pastore, ad esempio, il soldato. E queste sono altre due attività che avrebbero richiesto, ma non abbiamo il tempo di farlo, una puntualizzazione più precisa. Una cosa che colpisce è il fatto che lui arriva a questa vocazione dopo molti anni. Dopo 40 anni, lui comincia questa sua vita a 40 anni, ma tutta la sua vita fino a quell'ora è stato un viaggio alla ricerca di qualcosa che non sapeva neanche lui cosa fosse, fino a quando è incappato in quella che abbiamo visto essere la predica di San Giovanni d'Avila, e da lì appunto comincia il suo vero cammino. E diciamo con San Giovanni di Dio l'ospitalità si scatena. Perché usiamo questo termine? Andiamo a vedere lo spot realizzato appunto sul carisma dell'ospitalità. Marco, abbiamo visto in questo spot l'invito, anche noi possiamo seguire le sue orme, tutto questo in un grande fuoco. Lui, insomma, San Giovanni di Dio ardeva d'amore, diciamo, questo poi l'ha anche portato al ricovero in un manicomio. Sì, questo spot, diciamo così, è un po' riassunto di ciò che è stato il capitolo generale, perché mette in evidenza proprio ciò che deve scatenare l'ospitalità. E l'ospitalità che non si fa scatenare, cioè non si fa rompere, no? Continua. Dicevamo prima che l'ospitalità ha un suo percorso nel tempo secondo i tempi che viviamo, e credo che qui abbiamo visto come da Giovanni di Dio si debba scatenare un movimento, un'azione continua perché i poveri, i bisognosi, senza tetto, rifugiati eccetera abbiano un domani più sicuro.
Ecco, scardina i pregiudizi, è stato un passaggio di questo spot. Il pregiudizio è una delle cose peggiori che vivono anche che viviamo anche attualmente, pregiudizi verso tantissime categorie di malati e anche non di malati, e questo è una, veramente una brutta situazione, perché il pregiudizio è sempre parlare di qualcosa che non si conosce profondamente. Beh, parliamo in particolar modo appunto dei malati psichiatrici, perché malati psichiatrici, AIDS, fu ricoverato in un ospedale dove appunto i malati di mente ancora venivano maltrattati. Diciamo che non è ancora finita tutta questa ricostruzione mentale del mondo psichiatrico, che ha ancora bisogno di tanta umanità e di tante buone mani e di tante buone teste che lo dirigano. San Giovanni di Dio è anche pioniere dell'ospedale moderno, abbiamo visto in questo passaggio. Lo dice Cesare Lombroso, Giovanni di Dio è il creatore dell'ospedale moderno e come tale è ricordato anche dalla storia. Bene, allora ringraziamo Fra Marco per essere stato con noi, per aver ricordato insieme a noi il fondatore San Giovanni di Dio per la ricorrenza della solennità. E a voi tutti che ci seguite, un arrivederci alla prossima puntata.